Beh, noi ci siamo sempre stati, ho detto, da quando c'è Sebastiano soprattutto siamo stati molto più vicini al Pescara e quindi penso che molto probabilmente contribuiremo così anche nei prossimi anni. Quindi è un piacere stare in questo ambiente, soprattutto perché noi siamo abruzzesi, lavoriamo in Abruzzo. E c'è una squadra abruzzese Serie A che non tutte le regioni in Italia hanno una squadra Serie A e noi la difendiamo sempre. Lei ha detto che bisogna stare vicini a un presidente come Sebastiani, anche quando i risultati non arrivano, non è tollerabile quello che è accaduto un mese e mezzo fa. Ma sicuramente sì, non deve succedere in nessuna parte del mondo, perché questo, ci scordiamo molte volte che il calcio è un divertimento, quindi ci si può divertire anche perdendo, e Zeman lo dimostra quando fa delle partite spettacolari contro squadre che sono superiori di molto la cosa, per lui se la gioca, eppure se la perdi, però ti diverte a vedere di cercare di fare gol a queste cose qua, e la giornata, anche se hai perso, è interessante lo stesso. Mi ha detto è un po' il Maradona della panchina Zeman. Ma senz'altro, penso che la pensano tutti così, perché Zeman in qualsiasi panchina siede ha un seguito straordinario, perché è uno che ha dato sempre spettacolo. Io lo seguo, non so prima dove allenava, ma quando stava a Licata, che fece una cosa straordinaria, da lì in poi non l'ho mai perso di vista. Ecco, voi avete confermato questa partnership, ci sarà la possibilità in futuro anche di entrare nella compagine sociale? Beh, questo no. Penso di no, assolutamente no, noi diamo una mano da esterno, ma entrare nella società no, non intendiamo, questo lo posso dire chiaramente.